Bella raga, rieccoci su Kaista Rail. Allora, domani esce la patch di Luosha, o comunque esce la seconda parte della 1.1 e ci saranno un paio di eventi, un paio di cambiamenti, banner, eccetera, eccetera. Quindi voglio ricordarvi un po' che cosa succede domani e nulla, quindi iniziamo. Allora, prima cosa, parte il nuovo evento, questo Stellar Flare, e ci dà un po' di reward. Tra questi anche i libri per craftare le relic, uppare le relic, libri, solita cosa, insomma, no? Comunque, questo evento è praticamente hai delle battaglie da fare ogni giorno, molto simile a quello del torneo. Simile, non è lo stesso, chiaramente. E niente, fai queste battaglie, prendi reward, hai tre difficoltà tra le quali scegliere. Scegli quella più difficile, che tanto è comunque facile per tutti. Almeno in beta era veramente super easy per tutti, a prescindere, quindi non dovrebbe cambiare assolutamente niente. E ti prendi il reward giornaliero. È un evento molto veloce e dura. Cos'è? Una decina di giorni? 2 settimane? 2 settimane? Qualcosa del genere. Comunque, vabbè, quindi evento. Poi, chiaramente, banner di Luosha con Yukong, Qinshui, Pela in rate up. Quindi, perfetto. Ok, sappiamo già. E banner della Lightning di Luosha con Dance Dance Dance, Good Night and Sleep Well e Genius Easy Repose in rate up. E non vi faccio due parole veloci sul banner, insomma, comunque, vabbè, ognuno poi prende quello che vuole e sceglie quello che sceglie. Adesso, l'altra cosa che è arrivata un po' a sorpresa, che non ne avevo idea, è un update nello store degli Embers, ok? Ora, qual è lo store degli Embers? È semplicemente quello dove comprate magari i crediti, dove comprate le pool ogni inizio mese, dove comprate le 5 pool limited e le 5 pool standard, no? Ora, cosa fanno in questo shop? Molto semplicemente aggiungono i materiali, quelli per upgradare le Trace o le Lightcon, blu. Ora abbiamo quelli verdi che costano 12 ogni due, aggiungono quelli blu che ne puoi acquistare ogni blu a 18, che è lo stesso costo, non ce n'è uno più conveniente dell'altro, ok? Semplicemente un materiale verde costa 6, uno blu costa 18. Non cambia assolutamente niente, ma li aggiungono oltre a quelli che esistono già adesso. Quindi passiamo ad avere sia i verdi 2 a costo 12, sia i blu 1 a costo 18 e ne mettono 30 ogni mese acquistabili. Ora, ovviamente, un free to play questa roba qua non la può neanche guardare perché devi fare diverse pool per acquistare questa roba, però ogni tanto magari può tornare utile se ti manca qualcosa da prendere al volo, non vuoi spendere la Trailblazer Power lì, eccetera, 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 quindi ci può stare. Oltre ai materiali blu per upgradare le Trace, aggiungono anche i Lost Gold Fragment, che sono i materiali per fare l'upgrade delle relic, quelli blu, ok? I cristallini gialli con lo sfondo blu praticamente. E ne puoi comprare 2 a costo 10 con un limite di 80. Molto simile ai crediti, no? Molto simile ai crediti, ai materiali per upgradare le Lightcon, quindi ai libri e agli Aether praticamente, no? E questo cambiamento lo fanno dall'inizio del mese prossimo, quindi dal 1° luglio, che comunque ormai manca poco. Comunque, per farci capire, l'Embers Exchange è questo, quindi oltre a questi materiali verdi qua, mettono anche la versione blu, ne mettono in 30 per comprabili, acquistabili singolarmente a costo 18. Ora, due verdi sono 12, quindi un verde è 6, uno blu è 18, il prezzo è praticamente identico, non c'è una convenienza. E poi chiaramente mettono la stessa versione di questi libri blu e di questi materiali per upgradare le Lightcon per dei materiali per upgradare la Relic. Oggi non ce la faccio a parlare, va bene. Comunque, mettono anche la versione per l'upgrade delle relic, che secondo me qualcuno prenderà, insomma, perché vabbè. Comunque, ripeto, è un aggiornamento che da free to play è un po' devastante, perché comunque già comprare gli special pass ogni mese sono 1000 che partono. Se becchi un mese dove salti due banner e non pulli, probabilmente inizia a diventare pesante aggiungere altra roba, ma è roba in più, quindi va bene. È un po' un update. Un po' per chi spende, in realtà, per aiutare chi spende, che per me ci sta, non è un problema, insomma. E è una cosa in più, quindi buona lì. Inoltre, vi ricordo che al momento c'è un web event che potete fare, e vi lascio il link all'evento in descrizione del video, dove potete prendere un po' di reward, ok? Praticamente avete delle robe da fare, parlate, cliccate. Molto facile, arrivate a prendere 120 Jade, 6 Aether, quelli per upgradare le Lightcon, vi arrivano direttamente nell'account, è bella lì, no? Quindi vi arriva l'NPC, parlate con l'NPC, cliccate come dei maledetti su questa bottiglietta che c'è qua o quello che c'è e avete completato la cosa e vi darà missione, ok?
Per poter far arrivare gli NPC dovete completare un paio di quest, ma è super easy. Adesso se Luosha mi fa il favore di andarsene, grazie. Ok, dovete fare un po' di missioni da completare per far arrivare gli NPC, che poi fate questa roba del click e poi una volta che l'avete fatta vi dà questi reward qua. Quindi potete farlo e vi lascio il link in descrizione, è una cosa in più che c'è stata. Ma comunque direi che questo è tutto quello che c'è da sapere per domani. Inoltre domani escono in realtà anche le tre companion quest che non sono uscite con Silverwolf, quindi esce la companion quest di Luosha, di Bailu e di Yanxing, che anche queste ci danno comunque exp, gemme e basta. In realtà non credo che ci diano tanto in quel senso lì, ma comunque vabbè, una cosa in più. E niente, vi ricordo che domani pull in live di Luosha, il banner uscirà alle 13 e non alle 19, e quindi domani dalle 13, anche un po' prima, saremo in live. E per chi vuole vedere chi fa le sue summon in live o comunque vuole fare le summon in live, mi trovate sul mio canale Twitch e vi aspetto lì. Grazie mille a tutti, noi ci vediamo alla prossima e bella!